Nel piccolo ospedale, il medico che viene assunto fa il 90% di guardie in pronto soccorso, che peraltro è un pronto soccorso abbastanza inefficiente. Quindi passa la sua vita a fare giorno, mattine, pomeriggi, notti, festivi in pronto soccorso, dequalificandosi, perché cos'è che impara in un piccolo ospedale? E allora non ci vuole andare, giustamente. Oltretutto a rischio, perché se c'è la coda lo menano, se spesso viene preso proprio a botte fisicamente, non gli si danno i turni di riposo, non c'è qualificazione. Quindi io faccio al piccolo ospedale, faccio il concorso per il pronto soccorso, si presentano zero. Quindi è inutile che ci metto più soldi, perché tanto non viene comunque nessuno. Allora cosa devo fare? Devo fare una ristrutturazione del sistema, fare in modo che i turni siano metà in pronto soccorso, metà nelle corsie e che uno può aumentare la sua qualificazione in ospedali che abbiano molte competenze. Questi ospedali qui, che sono gli ospedali universitari, grossi ospedali lombardi, non hanno problemi di assumere personale. I problemi ce l'hanno tutti gli altri ospedali piccoli. Abbiamo una rete ospedaliera di 40 anni fa. Lei pensi che 20 anni fa noi avevamo 1 milione di persone sopra i 65 anni e 150.000 nati. Adesso in Lombardia abbiamo 3 milioni e mezzo di cittadini sopra i 65 anni, 1 milione sopra gli 80 e 70.000 nati. Nonostante che sia cambiata completamente l'epidemiologia, la riorganizzazione della rete ospedaliera non è stata fatta. Si mantengono piccoli ospedali inefficienti, con pronti soccorsi inefficienti, a volte anche inutili perché l'ospedale vicino è a pochi chilometri e non si riesce a fare la riorganizzazione. E oltretutto noi abbiamo una medicina privata che è molto forte in Lombardia, privata convenzionata, per cui molti medici o in prepensionamento oppure direttamente vanno a lavorare in strutture private dove non è che guadagnano di più, che però hanno dei turni assolutamente meno massacranti. Han preguntado al menos. I piccoli ospedali potrebbero essere benissimo riciclati in ospedali territoriali, mantenere solo la lungodegenza, togliere il pronto soccorso, mettergli tutti gli ambulatori che gli servono, perché un anziano ha bisogno del cardiologo, del diabetologo, dell'endocrinologo, del fisiatra, fisioterapista, non c'è bisogno che faccia delle notti inutili in ospedali piccoli. Però tutta questa riorganizzazione per motivi, diciamo, fra virgolette, politici non viene fatta. E quindi vai nei piccoli, mentre i grossi ospedali sono ancora attrattivi, i piccoli ospedali non sono attrattivi. Però non riguarda tutte le specialità. Adesso noi abbiamo specialmente i pronti soccorsi, perché i pronti soccorsi con una persona sola è un'affluenza pazzesca, visto che la medicina territoriale non funziona e non fa da filtro. Se uno sta male, cioè se uno di noi sta male, che fa? Alla fine va in pronto soccorso, caricando prestazioni inutili che non dovrebbero essere date in pronto soccorso. Quindi a questo punto carichiamo con gli organici bassi, perché se vede i pronti soccorsi delle province, spesso hanno 4, 5, 6 medici. Mi fa capire come con 6 medici si può fare un turno 24 ore su 24, 35, 365 giorni l'anno. È impossibile. Dovendo mantenere i reparti, le guardie per le specialità che sono dovute, tipo c'è anche la pediatria, la ginecologia, il pronto soccorso, le chirurgie, cioè queste richiedono 24 ore su 24. Allora cosa succede? Che avendo degli organici che non possono garantirli, si chiamano dei medici esterni, che Sì. spesso sono anche qualificati, però adesso c'è il fenomeno opposto, ad esempio anche in pediatria, i pediatri si licenziano dal servizio sanitario, dai loro reparti e vanno a fare i gettonisti, perché siccome c'è carenza vengono pagati molto e uno con 3-4 turni al mese raggiunge lo stipendio del medico che c'ha lì vicino che lavora per un mese di seguito. Quindi praticamente c'è una lotta tra poveri e un depauperamento evidente, perché a un certo punto dice: ma chi me lo fa fare di fare i turni? Se il mio Certo. collega fa il gettonista, si prende 800 euro, 1000 euro per un turno, io mi faccio 4-5 turni o mi programmo in giro per l'Italia di fare un po' di turni e mi porta a casa il doppio dello stipendio lavorando la metà.